Mancano ancora poche ore e finalmente, questa sera, Shayla Gatta e Lorenzo Spolverato faranno rientro nella casa del Grande Fratello italiano. Potranno rivedere e riabbracciare i propri compagni di avventura e raccontare cos'è successo in questa settimana e soprattutto dove sono stati. In realtà, tutti non aspettano altro che il tanto atteso confronto tra l'ex velina di Striscia la Notizia e Javier Martinet. La ballerina dovrà dare spiegazioni al pallavolista argentino riguardo alle sue rivelazioni della scorsa puntata, non lo aspetterebbe una volta fuori e non ricambierebbe gli stessi sentimenti di lui, e a quanto accaduto con il modello milanese in questi ultimi giorni. Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi mette in guardia Javier Martinet. Se però, proprio in questi ultimi giorni, Javier non ha nascosto il pensiero di volerla perdonare nel caso tornasse da lui, nelle ultime ore, Enzo Paolo Turchi ha cercato di metterlo in guardia dal possibile comportamento di Shayla. Secondo il noto coreografo, la ballerina farebbe di tutto pur di recuperare la sua immagine. In questo momento lei non ha fatto assolutamente una bella figura per quello che è successo. Quindi te lo dico io cosa succederà. Lei deve recuperare, farebbe qualsiasi cosa. Pensa a quando ti ha lasciato lì dentro e ti ha detto quelle cose, dopo che per giorni ti diceva che ti voleva e che eri quello giusto. Tu non dimenticare mai il perché delle cose. Poi valuta tu, è chiaro che devi decidere. Però ricordati che lei se chiede un confronto è per un motivo. E il motivo è recuperare non tanto te, ma la sua figura. Lo chiederà per recuperare lei e la sua immagine. Tu quando te le troverai davanti dovrai capire. Tu già stanotte devi pensare bene a come comportarti. Perché domani in diretta dovrai valutare bene durante il confronto che lei avrà chiesto. Cosa succederà questa sera tra Shayla, Javier e Lorenzo? Non ci resta che attendere la puntata per scoprirlo.